C'è un altro tema che tra le altre cose arriva sempre dal Politecnico di Torino, che riguarda la pericolosità degli sport, un tema congiunto con il CONI che molto ha fatto discutere in queste ultime ore, soprattutto per la presunta pericolosità, adesso rientrata della pallavolo. Matteo Piano gioca a Milano, nella Power Volley Milano, argento a Rio 2016, centrale della nazionale di volley. Ciao Matteo, buon pomeriggio. Ciao a tutti, grazie mille e buon pomeriggio Vedo a che sei voi. in macchina, ce l'hai l'autocertificazione oppure no? Ce l'ho l'autocertificazione, io torno adesso dal palazzetto perché io, essendo un post operatorio, mi sono operato a fine ottobre e lavoro col fisioterapista, quindi sono dei Certo, pochi è che ha certo. potuto lavorare negli ultimi Eh sì, giorni. tu puoi fare il cosiddetto allenamento singolo. Senti, ti ha un po' stupito i risultati di questo studio del Politecnico di Torino, del CONI, che adesso sono rientrati, dopo ne parliamo, però che inquadravano la pallavolo come sport ancora più pericoloso, per dire, della boxe, del calcio, del basket, pur non essendo di fatto uno sport di contatto. Come l'hai presa? Ma l'ho presa male, nel senso che io credo che uno studio di cui si dà a vedere soltanto il risultato, così di punto in bianco, senza spiegarlo, possa essere deleterio, perché comunque noi non pensiamo soltanto all'alto livello, pensiamo ai ragazzini e a tutto il movimento. Ed è, secondo me, credo sia molto pesante dire qualcosa del genere, assolutamente, perché io vivo di pallavolo da tanti anni, ma tante persone vivono di sport. Ci sono degli elementi che secondo me non, così non hanno, io non riesco a concepire, come me credo una miriade di italiani, come gli spogliatoi. È un po' assurdo secondo me in alcuni punti. Come dici bene tu, anche sport di contatto vero e proprio, il rugby, la lotta. A me fa solo un po' sorridere il fatto che la pallavolo sia più alta di tutti. Non è che siamo sullo stesso piano, è che noi siamo più alti di tutti. Lo trovo un po' assurdo, così non motivato. Credo che sia un'informazione così lanciata che potrebbe veramente fare male molto ad un Guarda, movimento dalla sua punta, che è la nazionale, fino in fondo, dove ci sono veramente i giovani che sono quelli che costituiscono la parte viva. nelle ultime ore, tra le altre cose, sembra sostanzialmente che ci sia stata revisione rispetto a questo indice di pericolosità, perciò la pallavolo non è più pericolosa del basket, della boxe, piuttosto che il calcio. Ma con i tuoi compagni che cosa vi dite? Avete avuto paura in questi mesi? Tu arrivi da un infortunio al ginocchio, quindi sostanzialmente eri già fuori quasi, però che cosa si diceva nelle vostre chat sul telefonino? Guarda, io devo dire che la mia squadra a Milano è stata esemplare, perché confrontandomi con tanti altri miei compagni in tante altre città, noi e altri pochi per fortuna hanno vissuto dall'inizio questa emergenza, perché avevamo zona rossa già a marzo e ci siamo ritrovati a non giocare la prima partita poco prima di entrare in campo, perché c'era stato bloccato per fortuna dal nostro medico, il dottor Gaddi, che è stato veramente un grande in questo, perché ha preso la responsabilità di qualcosa che all'inizio per gli altri che non la toccavano non riuscivano a concepirla per la grande gravità che abbiamo vissuto noi dall'inizio. Io credo anche in questo, che bisogna essere attenti, e la lungimiranza è una dote che non hanno in tanti, bisognerebbe aspirare ad esserlo, però fare dei progetti e dire qualcosa a lunga data è difficile, e lo abbiamo visto noi sulla nostra pelle, che siamo stati i primi a bloccarci, pensare anche di poter riprendere, Sì. bisognava essere cauti. Quindi in questo dico, anche in questo studio qua, secondo me ogni tanto bisognerebbe essere cauti, come in questa emergenza. Ma tornassimo indietro, nessuno si aspettava l'enormità che ci ha coinvolto, quindi bisogna ogni tanto veramente essere cauti. E noi in questo siamo stati bravissimi. I miei compagni mi stanno abbandonando ora, in questi giorni, quindi hanno vissuto qua tanti miei compagni stranieri per 2 mesi, e secondo me è un bel segno, un bel segno di unità, è un bel segno perché sicuramente si sono trovati in un'azione, sì, in emergenza, ma spalleggiati. Hanno visto, secondo Chiaro. me, che l'Italia, con delle grandi difficoltà, sapeva stare in questa emergenza, quindi non sono rientrati nei loro posti natali. Allora, come ricordavi, la Federazione Volley, tra le altre cose, ha chiuso il campionato prima di tutti, no? È stata anche una notizia, c'è stata un'assunzione di responsabilità, forse anche lungimiranza, mentre ancora stiamo dibattendo di riapertura, di Serie A, di calcio e altri sport. L'ultima cosa, il fatto che le Olimpiadi siano state rinviate per il tuo ginocchio, forse è l'unica cosa che ti può portare un po' nel dispiacere generale della pallavolo e di tanti altri sport. Per te magari ti dà un po' più di tempo per l'anno prossimo, eh?
Sì, diciamo che noi sportivi siamo sempre a rincorrere qualcosa, una medaglia, un campionato, un ritorno in campo. L'infortunio è una di quelle cose, e io l'ho già fatto, che andando a rincorrere non è mai la miglior scelta. Lo si fa perché amiamo raggiungere degli obiettivi. Questa volta posso trovarci un bel lato positivo, ovvero che il mio corpo avrà il tempo necessario per rimettersi adeguatamente. Ecco. Io avrei combattuto per Tokyo 2020, così combatto Sì. anche E con dei tempi biologici che sono dalla mia. noi ti aspettiamo. Ciao Matteo, grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi, buona giornata.